voi per alzata di mano mi hanno visto a Zelig. Sta embriaco che Zelig non l'ha mai fatto. Quanti di voi mi hanno visto a Colorado Caffè? Ti hai fatto stesso piace prima, qualche mango non l'ha fatto. Però quanti di voi, vabbè, mi hanno visto ad un posto a sole? Scese sotto ombrelloni, sì. Non appena arrivi vicino al divano e lo guardi e le fa: ma che fai? Ti vuoi sedere? No, non voglio guardare. Non vedo, io, ai primi appuntamenti, che fai? Sei emozionato? Perché tremi? Ti ha cazzo tu, c'è una domanda per tutto il remoto. Un telefono 800, l'iPhone 8, che non mi ha scennato in tuo bagno. Cioè tu vai, ma qual è iPhone? Che ti hanno fatto per scrivere su te, capito? Vuoi dire al pubblico il tuo disco dove lo possiamo trovare? Il mio disco lo trovate sulle migliori bancarelle di Napoli. Da dove frutta io? Ho fatto il disco d'oro, di platino e da quest'anno grande novità, disco di ferro. Un disco di ferro? E dove lo troviamo? Scusi. Sotto Flex. Ciro, insomma, Ciro è un personaggio un poco sui generi, non so che c'è stato una... Ciro, dice una Marino, ok? Ciro, Ciro... Cavina vecchia, fa un buon brodo. È un doppio brodo, caso. Ciro Maglione questa sera ci farà ascoltare Farfallina a me. Di Maglione. Sto facendo una presentazione seria, una volta che la faccio. Dicevo Farfallina a menta. Di Maglione, camisa e giacchetta, ma non tanto dalle scuta. Dirige il maestro Peppo Sic. Canta Ciro Maglione! Ciro, però io avevo una curiosità e penso che questa curiosità ce l'abbia pure il pubblico. Ciro, da dove nasce questa canzone? Tu a chi ti sei ispirato? Questa è una canzone che a me mi tocca tantissimo. Perché io quando cito questa canzone ho pensato ad una donna. E questa donna che praticamente con me è stata una volta sola, me l'ha dato una volta sola e poi non me l'ha dato più. Ed è che sempre sta farfallina a mente. Ovviamente sono io, vabbè, che non sono perché ti chiamano voi, perché sono l'unico che ha buscato i figli. Uomini, ci sono gli uomini in sala, se ci sono, denunciate. Non è più cosa. Un parere della roba, un parere dello circoletto per scuola di Durango, ma denunciate. Denunciate, ci non chiederemo la battuta. Cioè, quindi, anche tu, fratello, denuncia. A tutti i fratelli d'Italia. La seconda cosa che gli uomini non vi diranno mai è di come, quando e perché sono stati traditi oppure lasciati. Ti diranno, la colpa è di entrambi, 50 e 50. Ma tu lo sai che per meno di 50 li ha lasciati. Perché quando entrando a casa tua la trovi a letto con un senegalese e lei ti guarda e ti dice la colpa è tua, perché sei il solito pessimista che vede tutto nero. Io quando ho raccontato questa storia ad un amico mio Pasquale di Napoli ha detto: ma comunque Francesco, tu entri a casa tua, trovi tua moglie a letto con un senegalese e non gli dici nulla. E che so parlare senegalese? Io mi lavo così come il tariglione. E come mette molti... Bravo, bravo. Addosso,
parlo di italiano strano. Sono napulitana, giro per il mondo, riconosco i miei fratelli dall'accento. Napulitana, questa è la mia identità, sono nato proprio qua, Dindevig e che sta città nel...